Allora, chiudiamo la mattina con due apparecchi. Parlerei prima del dye laser, poi concluderei col laser a CO2. Parlo prima del dye laser per continuità con l'esposizione precedente del vascolare. Come vi dicevo, il dye laser ha come target la vascolarizzazione fine degli strati più superficiali della pelle, quindi diciamo che virtualmente si è inserito come trattamento in una serie di patologie anche tra virgolette off-label, per esempio le verruche virali. Ci sono molte pubblicazioni al riguardo che il dye laser sia in grado di trattare le verruche virali, ma se lo fa, certamente lo fa perché agisce sulla microvascolarizzazione delle verruche stesse, quindi comunque noi sappiamo che questo è un apparecchio che lavora in quel tipo particolare di vaso e sulla base di questo poi possiamo decidere di applicarlo a una serie effettivamente molto vasta di patologia. I sistemi più avanzati di dye laser ovviamente hanno, come vi dicevo nella prima parte di questo workshop, diversi manipoli con i quali poter avere diversi diametri di lavoro e con i quali poter approcciare diversamente le varie patologie o disestetismi. Il dye laser è stato uno dei primi laser, forse il primo laser, ad essere stato creato sulla teoria della fototermolisi selettiva, quindi direi che è il principe dei laser in tutti i sensi, perché è proprio un raggio di luce che colpisce l'emoglobina e che quindi è altamente selettivo per il vascolare. Negli anni si sono aggiustate le lunghezze d'onda perché era nato come 577 nanometri, poi dopo si è visto che questa lunghezza d'onda purtroppo era insufficiente per arrivare nella zona che volevamo colpire, quindi si è giunti fino alla lunghezza d'onda attuale che è 595 nanometri, che è un compromesso ideale tra la capacità di penetrazione nel tegumento e l'effetto che noi vogliamo ottenere. Ecco, è famoso il dye laser, tra virgolette, tristemente famoso perché rilascia dopo il trattamento questa sgradevolissima porpora che voi vedete in questa immagine. Ovviamente questa è una porpora che non corrisponde a un effetto termico che si è ottenuto, in realtà è l'effetto della luce sui vasi, è come se fosse, spesso lo spiego, un livido, tra virgolette, ma in realtà questo è un processo che viene praticamente a freddo, quindi non vi è un danno termico in questa porpora che vedete. E la porpora è un target che noi cerchiamo, un endpoint, scusatemi, è un endpoint che noi cerchiamo di ottenere perché sappiamo che quando c'è la porpora abbiamo ottenuto il nostro effetto biologico, quindi qualcosa che ricerchiamo. Il dye laser è nato per il trattamento delle malformazioni capillari piane, che come sapete viene fatto in età più precoce possibile, laddove ovviamente ci sia la possibilità di farlo, e quindi è ovvio che una porpora di questo tipo viene fatta a bambini che molto spesso hanno anche un anno di vita, non sarebbe possibile fare una roba del genere se non fosse sicura la tecnologia che ci sta alla base. Quindi la porpora non vuol dire danno, vuol dire disagio estetico. Negli anni poi dopo gli apparecchi sono stati perfezionati anche per venire incontro all'estetica, quindi chiaramente è possibile trattare una serie di disestetismi con un pulso più lungo e quindi non lasciando porpora quasi affatto. Questo è stato possibile per un miglioramento dell'uscita del raggio. Io vi ho appena fatto capire come dietro un apparecchio poi ci sia anche una tecnologia, e questa tecnologia viene perfezionata negli anni proprio per cercare di rendere migliore il suo impatto sul tessuto. Va da sé che rimane inalterato il principio fisico che ci sta alla base. Quindi dicevo, alcune patologie, per esempio le telangiectasie molto fini, dal mio punto di vista, hanno bisogno della porpora perché se tu devi andare a prendere un capillare così piccolo, devi usare un tempo molto basso di esposizione, per quello che ho cercato di spiegare questa mattina, e questo tempo di esposizione molto basso determina fisicamente la porpora. Se tu invece aggredisci dei vasi più grandi, come quelli che possono essere quelli di una rosacea telangiectasica, per esempio, ti puoi permettere di utilizzare dei tempi di esposizione più lunghi che non danno porpora, però chiaramente lì vai ad agire su dei vasi più grandi. Questa è una pubblicazione molto bella del 2012 che tramite studi istologici ha fatto proprio vedere dove si ottenga l'effetto fototermico, quindi vengono coagulati i vasi più fini del plesso superficiale, vedete in questa bellissima immagine di questa pubblicazione qua. E questi vasi subiscono successivamente una trombosi e vengono poi degradati
dal sistema macrofagico e successivamente si ha comunque una rivascolarizzazione che è molto più fine rispetto alla partenza. Quindi è stato anche dettagliato in maniera molto, molto fine da questa pubblicazione l'effetto biologico che si ottiene con l'utilizzo del dye laser. Adesso io parlo di una patologia, perché le malformazioni capillari piene sono una patologia, per arrivare poi anche, diciamo, a trattamenti più frivoli, però come vedete anche dall'immagine noi trattiamo le malformazioni capillari piane nei bambini praticamente di un anno di vita, un anno e mezzo di vita, e questo può essere fatto solo in anestesia, talora addirittura generale, talora in sedazione profonda, e sappiamo che questo comunque è uno dei metodi migliori per ottenere il risultato che noi ci attendiamo, e inoltre è anche l'unica maniera per poter trattare un intero viso in una sola seduta. Molto spesso i bambini vengono trattati non in questo modo, vengono trattati a pezzi, vengono trattati senza sedazione, e questo certamente non è più corretto, non è più moderno. Anche ovviamente gli adulti, come vedrete nelle foto successive, possono essere favorevolmente trattati con dye laser. Secondo la nostra esperienza l'effetto, la performance è minore, ma si possono ottenere comunque risultati molto buoni. Nei bambini piccoli le sedute sono generalmente non tante, quindi 3-4 sedute si riesce già a ottenere un buon schiarimento. E questa immagine è quello che vi dicevo prima, si tratta di una bambina che ha una grave malformazione capillare piana bilaterale, ovviamente per trattarla, per trattare l'intero viso è assolutamente necessaria l'anestesia generale. E queste sono tutte foto cliniche di malformazioni capillari piane trattate più o meno in giovane età, però vi dicevo anche gli adulti rispondono molto bene al trattamento con dye laser della malformazione capillare piana. Più ovviamente è piccola la lesione, meglio si può, e i risultati sono migliori. Questo è anche, accertato da pubblicazioni di vario tipo che hanno visto una correlazione diretta tra l'estensione della malformazione capillare piana e dell'effetto clinico finale, cioè se è più piccola hai più probabilità che risponda bene. Ne abbiamo trattate un numero molto elevato. Ecco, questa è un'immagine che vi fa vedere la porpora in maniera molto molto diciamo intensa, però come vedete non essendo un danno termico che ha ricevuto la pelle, la guarigione si ottiene sempre senza cicatrici o comunque senza esiti cicatriziali, a meno che voi non abbiate proprio utilizzato dei parametri fuori range. Ci sono anche casi che non rispondono al trattamento, e questo va sempre messo in conto, cioè anche il laser, molto spesso anche il miglior laser può incontrare una patologia che non risponde al nostro trattamento. Questo va sempre detto, perché non c'è l'infallibilità nemmeno con la tecnologia migliore, e quindi la serietà implica il dover mettere di fronte alle persone che c'è una percentuale statistica mondiale che è attestata intorno al 10% dei casi dove non si ha effetto clinico nemmeno con la migliore tecnologia. La malformazione capillare piana ve l'ho fatta vedere perché è quella più, diciamo, trattata più frequentemente col dye laser. Il dye laser è nato per questa cosa, ma però ovviamente si possono trattare altre condizioni di vascolarizzazione superficiale, come gli esiti di angiomi capillari immaturi che vedete in queste immagini. Sono esiti teleangiectasici che soprattutto nei bambini più piccoli rispondono molto bene al trattamento con dye laser. Va da sé che dal lato estetico il dye laser ci permette di raggiungere tutte quelle condizioni nelle quali noi abbiamo una vascolarizzazione fine, quindi la Cooper Rose, quindi le teleangiectasie, quindi il vascolare più superficiale rosso. E in questo caso possiamo scegliere se usare un tempo lungo di esposizione, quindi con poca porpora, oppure utilizzare dei tempi brevi, avendo una maggior performance di risultato, però dando disagio al paziente per quel periodo in cui si deve tenere la porpora. Non si apprezza benissimo dalle immagini del monitor, perché si tratta di un vascolare molto fine, ma l'immagine la potete apprezzare, è andata a colpire proprio una Cooper Rose molto molto lieve. Io non penso che ci siano altri sistemi in questo momento che possano aggredire una vascolarizzazione così fine, con una così alta efficienza e una così bassa incidenza di effetti collaterali. E questi sono tutti
esempi clinici di piccolo vascolare rosso superficiale che risponde egregiamente a questo trattamento. Poi un altro ambito molto, dove si utilizza molto, sono gli angiomi stellati. Questi potete permettervi, chi avrà la fortuna di possedere un dai laser, si può permettere di fare anche ambulatorialmente, perché praticamente rispondono con uno o due impulsi, quindi si possono fare anche ambulatoriali nei bambini più piccoli, perché basta colpire quella parte centrale, quella papula centrale eritematosa che rappresenta la parte più vascolarizzata, e successivamente l'angioma stellato collassa e viene riassorbito. Queste sono tutte immagini di trattamento. Ecco, il recupero è molto veloce. Vi dicevo, gli effetti collaterali del dai laser sono veramente bassi, anche se lavorate nelle ali del naso, come avete visto prima. Lo YAG è molto più pericoloso. Dai, vi permette di lavorare sul rosso fine, ovviamente non su quello più grossolano, perché neanche il dai è in grado di raggiungerlo, però sul rosso fine vi permette di lavorare in sicurezza, in buona sicurezza, perché gli effetti collaterali sono assolutamente minori, avendo lui una maggiore affinità per l'emoglobina. Tutta l'energia chiaramente viene ceduta al vaso ed è meno la quantità di danno termico che circonda i tessuti. Anche il poichiloderma è una bella fetta di disestetismo che può essere trattato agevolmente col dai laser. Poi chiloderma sia nel décolleté sia laterocervicale, la classica poi chilodermia di Civat, risponde molto bene al trattamento con dai laser. Poi tra le varie applicazioni off label, diciamo così tra virgolette, volevo menzionare particolarmente il trattamento delle cicatrici, che può rappresentare veramente un ambito molto interessante. Noi le trattiamo con una combinazione di dai laser e di infiltrazione intralesionale di triamcinolone 1-2, ovviamente basandoci sui dati della letteratura mondiale, non è una miscela che abbiamo inventato noi. Il dai laser probabilmente agisce anche in questo caso sulla microvascolatura dei cheloidi e delle cicatrici ipertrofiche, quindi gli toglie, diciamo, una parte di nutrimento e quindi agevola poi l'azione della infiltrazione di triamcinolone successiva, che solitamente si usa da sola. Quindi utilizzare dai laser più triamcinolone aumenta la possibilità di avere successo. Vi porto un'immagine, adesso ne avevo molte ma si sarebbe prolungata troppo la presentazione e sarebbe un capitolo a sé stante solo parlare del trattamento delle cicatrici ipertrofiche dei cheloidi con questo sistema. E questa è una curiosità: negli Stati Uniti hanno anche proposto un nuovo flabel per il trattamento delle emorragie post, degli ematomi post chirurgici, sempre con dai laser. Questa è una foto molto curiosa, l'ho voluta riportare proprio per dirvi che, trattandosi di un apparecchio che agisce su un vascolare così fine, le applicazioni che riporta la letteratura sono sempre maggiori, perché in pratica tu vai ad agire sul vascolare, ma non avendo un effetto distruente sui tessuti vicini hai sempre un effetto molto selettivo, e questo ti permette di andare attorno a molte cose, in parole povere, cosa che per esempio con lo YAG non potresti fare per i motivi che vi ho detto questa mattina. E adesso parliamo del laser ad anidride carbonica. Il laser ad anidride carbonica è il laser praticamente meno laser di tutti, perché in realtà non ha un target tissutale specifico, ma il suo target è l'acqua, quindi distrugge ciò che noi vogliamo distruggere, però in maniera molto raffinata, porta l'acqua ad ebollizione e quindi praticamente il tessuto viene vaporizzato. L'energia assorbita dal laser a CO2 viene trasformata in calore e questa vaporizza il tessuto. Parte dei detriti rimane in loco, e più rapidamente avviene questo processo, come vedremo successivamente, meno intensa sarà la diffusione termica delle aree perilesionali. Molto spesso viene chiesto il motivo per cui si debba usare il CO2, che differenza c'è tra il CO2 e un diatermocoagulatore, e penso che questa sia la sede giusta per parlarne. Allora, per quello che vi ho detto, vedete, il CO2 praticamente riesce a vaporizzare quest'area di tessuto e crea una zona limitrofa di denaturazione delle proteine per effetto termico che è molto ridotta. Non solo, ma mentre io lavoro con l'asera ad anidride carbonica ho sempre la percezione di quello che avviene in questa zona, cioè io so dove fermarmi. Più tecnicamente, lo vediamo
in quest'altro diagramma io avrò una zona dove il laser ha effettivamente raggiunto il suo scopo, cioè ha vaporizzato il tessuto, e ho una zona di denaturazione, che è questa qui, la 4, che può essere più o meno ampia in base a quanto tempo il raggio soggiorna sul tessuto. E vedremo più avanti che questo cambia tutto tra i vari sistemi. È proprio questa interazione del raggio col tessuto che fa la differenza tra i sistemi classici e i sistemi ultrapulsati. E qui si gioca praticamente la differenza enorme che si può avere in talune applicazioni. Ecco, mentre nel diatermocoagulatore noi non abbiamo idea di ciò che succeda, perché noi mettiamo una piastra o mettiamo un altro polo, ma non abbiamo idea di quanto questa distanza di necrosi sia profonda, perché non la possiamo effettivamente controllare visivamente. Con laser ad anidride carbonica noi possiamo controllare visivamente quello che sta succedendo, cioè noi ci fermiamo quando è il momento di fermarci. E in questa foto voi vedete banali cheratosi seborroiche trattate col bisturi elettrico, che hanno provocato tutta questa serie di cicatrici. È verissimo, mi dicono molti miei colleghi, che il medico che ha fatto questo trattamento non era molto esperto col diatermocoagulatore, perché si può non fare un danno del genere. Ma non è che questa foto sia, io la faccio vedere per dire che il diatermocoagulatore provoca queste cose, per dire che il diatermocoagulatore può provocarle laddove ci sia una non eccessiva esperienza, o anche laddove ci siano delle condizioni che non ti permettano di avere un'idea precisa del danno che tu abbia recato al tuo tessuto. Ecco come lavora il CO2, questo è un CO2 vecchio, vecchia maniera, ma comunque funziona sempre egregiamente. Vedete, il CO2 vaporizza il tessuto e con la garza bagnata tu porti via poi le isole di tessuto che hai trattato, ma visivamente ti rendi conto di dove tu sei arrivato a trattare. E questo è fondamentalmente diverso rispetto a un bisturi elettrico o una crioterapia, perché ti permette di lavorare esattamente con una precisione millimetrica, oserei dire, cosa che non puoi assolutamente fare con un'altra tecnologia. A questo punto noi possiamo vaporizzare una serie di tessuti avendo un risultato cicatriziale molto buono, ovviamente anche in questo caso rispettando il fatto di sapere cosa stiamo facendo, di non sbagliarci ovviamente. Per esempio, diciamo sempre da esempi di magari più impegnativi, questo è un nevo epidermico, anche in questo caso esteso, non potevamo trattarlo certamente con altre metodiche tradizionali. Allora questo è un'applicazione nella quale il laser certamente non ha rivali tecnicamente parlando. Qui è sempre un piccolo nevo epidermico trattato sempre con laser a CO2, in questo caso ci siamo evitati l'intervento. E anche in questo caso rimango sempre sull'argomento, nevi epidermici diffusi al collo, anche in questo caso è ragionevole pensare che un trattamento col CO2 possa rappresentare un gold standard. Ci sono altre patologie molto più semplici, come le cheratosi seborroiche, dove per esempio le loro dimensioni o il loro numero potrebbero rappresentare una difficoltà ad essere trattati diversamente. Per esempio, immaginiamo questa cheratosi seborroica così estesa della tempia essere trattata con l'azoto liquido. Magari otteniamo lo stesso un buon risultato, però certamente il disagio per il paziente è molto alto. O col bisturi elettrico, anche in questo caso la possibilità di esiti cicatriziali è superiore, non si possono certamente ottenere dei risultati così sicuri come otteniamo col laser ad anidride carbonica. Ecco, qui con poco, tra virgolette, facciamo una bella figura, perché la risoluzione dei piccoli inestetismi della cute vaporizzati col CO2 è sempre in mani esperte molto, molto buona. Prima di continuare a parlare di questa cosa, però devo dire per dovere che la prima cosa che voi dovete fare se un domani bruciate delle cose sulla pelle è la diagnosi. Questa è una cosa molto importante, io ve la raccomando, perché in giro sentirete dire è stato bruciato col laser. Ma il laser non c'entra niente, poveretto, il laser è una tecnologia, c'entra il non aver fatto la diagnosi di una cosa. Questo è sbagliato, sia che tu bruci una roba che non sai che cos'è, sia che la lasci lì, perché puoi anche lasciare lì un elemento cutaneo, non lo riconosci, dici non è niente, e invece magari è qualche cosa. Per cui la diagnostica dermatologica è davvero essenziale se vogliamo togliere delle cose sulla pelle. Questo io ve lo raccomando proprio tanto. Guardate questo piccolo elemento, il solco naso-genieno di una ragazza di 30 anni. Sembra un nevo di Miescher, banalissimo.
In realtà il dermatologo che abbia un minimo di occhio nota che sulla sua superficie c'è qualche teleangiectasia, appare un po' traslucida questa lesione, ed effettivamente è un basalioma. E tanti basaliomi vengono vaporizzati con laser CO2, che non è sbagliato farlo in certe indicazioni, però lo devi sapere, perché poi se non li togli completamente, ecco che c'hai la recidiva, come questo sfortunato signore che ha avuto una recidiva di un basalioma nel naso trattato non so con quale tipo di apparecchiatura. Lui sostiene che era uno studio che ha usato un laser, e ci credo, ma senza fare la diagnosi. Quindi mi raccomando, un'altra sciocchezza, una piccola lesione esofitica endonasale come quella che voi vedete in questa immagine, uno può tagliarla, buttarla via, chi se ne frega, sarà un fibroma. Però se è una cosa non convenzionale, come questo penso non lo sia, perché io non è che ne abbia viste tutti i giorni di queste lesioni come questa che vi propongo in questa immagine, e io l'ho fatta analizzare ed era un nevodermico, non è niente di straordinario, però sai che lo è e glielo dici con la paziente, perché poi un domani potresti avere anche dei problemi se lei ti dice che non gliel'avevi detto. E questi invece sono i casi più gravi, cioè sono patologie apparentemente banali che vengono inviate per essere trattate con laser, che invece si tratta poi di patologia molto importante. In questo caso era stata scambiata questa lesione per una cheratosi seborroica, e pensate che è da un dermatologo, quindi se sbagliano i dermatologi che sono specialisti, a maggior ragione sbaglia chi non è specialista. E questa è stata la paziente stessa a insistere di fare questo punch che vedete in questa immagine che io ho rifotografato, ed era un melanoma che poi noi abbiamo operato, perché era un melanoma a tutti gli effetti. Questo invece è un ragazzo giovane che mi è stato inviato sempre da un dermatologo per togliere questa lentiggine sul sopracciglio destro, e che in realtà era un melanoma anche questo. Tutti possiamo sbagliare, naturalmente, però io dico sempre che se sbaglia uno specialista non è giustificato, però è comprensibile. Se invece uno che non è specialista sbaglia una cosa di questo tipo, è una cosa aggravante. Quindi se non siete sicuri, mi raccomando, le robe non fatele, questo ve lo raccomando proprio. In caso di dubbi diagnostici non esitate almeno a fare una biopsia, voglio dire, fare uno shaving poi non costa niente, non è difficilissimo, e comunque così avete un riscontro istologico di quello che state facendo. Questo è un caso mio, una signora che mi era stata inviata per questa lesione da vaporizzare con laser. Io qui per esempio sono stato io forse eccessivamente prudente, però una signora di 60 anni, una lesione di questo tipo, dermatoscopicamente un po' particolare, non me la sono sentita, l'ho tolta istologicamente. Questo era un banalissimo angioma, però ve la sareste sentita di bruciarlo vedendo anche la dermatoscopia? Io no, nonostante la dermatoscopia la faccio da 20 anni. Però per dirvi che la prudenza, mi raccomando, vi deve accompagnare sempre quando fate queste cose, e mi raccomando ancora. Dopodiché, se siete sicuri clinicamente, o perché lo siete voi personalmente, o perché nel vostro studio c'è uno specialista bravo che vi assicura la diagnosi, a quel punto vi potete divertire a togliere tutto ciò che volete, perché col CO2 il risultato clinico in mani buone, perché ci vuole poco, però un po' ci vuole per impararlo, è davvero sorprendente. Questa immagine vi mostra un banale nevo dermico del cuoio capelluto che è stato vaporizzato col CO2, vedete, si notano proprio i bulbi piliferi, le isole di tessuto tra bulbo e bulbo sane, e questo chiaramente vi permette di avere addirittura una cicatrizzazione con i suoi capelli come prima. Insomma, non c'è nessun'altra tecnologia che vi può permettere una raffinatezza distruttiva di questo tipo. E si può usare anche in delle cose molto diverse, come gli xantelasmi per esempio. Gli xantelasmi io li tratto col CO2 semplicemente vaporizzandoli fino ad arrivare al tessuto che non ha più l'accumulo di colesterolo, e poi guariscono per seconda intenzione. Col bisturi elettrico fai più fatica a farlo, questo secondo me fai più fatica, perché non hai idea di quanto ti sei fermato a bruciare, perché qui se usi il bisturi elettrico hai subito delle retrazioni cicatriziali importanti, non ci riesci se non hai il CO2 a fare gli xantelasmi così come vedete in queste immagini. I nevi dermici vengono molto bene. I nevi dermici per una ragazza giovane come questa, avere questo può essere una cosa molto sgradevole. Nella mia vita penso di averne trattate molte migliaia di nevi dermici. Se sono sicuro clinicamente no, però ti ripeto, io sono specialista, magari mi sento molto sicuro.
quando ho dei dubbi faccio l'esame istologico. In questo caso tu fai l'esame istologico, puoi fare uno shaving, poi non cambia niente, perché se tu fai uno shaving anche a questo livello, il tessuto comunque non lo bruci, poi continui a lavorare col CO2 e finisci il fondo. Si può fare sempre l'istologico volendo, non compromette il risultato finale molto spesso, quindi è solo una questione di pazienza. E qui sono tutti esempi di nevi di Miescher trattati col CO2, hanno un risultato solitamente nel volto eccellente. E ci risparmiamo ovviamente di avere un disagio estetico. Ecco, quello che lascia dopo il trattamento il CO2, il tessuto che ripara dal CO2 ha questo eritema che può essere più o meno lungo, come vedremo dopo, a seconda della tecnologia utilizzata, però è un eritema normale che c'è in tutti i trattamenti con laser ad anidride carbonica. Vedete questo eritema che dura circa un mesetto e mezzo, due mesetti. Questa è una cheratosi solare iperkeratosica, una cheratosi attinica iperkeratosica. In questo caso valeva la pena di usare il CO2, avrei potuto usare anche l'azoto liquido, per carità, in questo caso avrei potuto usare anche il bisturi elettrico, però chiaramente hai il vantaggio di un tempo di recupero più veloce, hai il vantaggio di un risultato estetico più gradevole. Ecco, questo è un altro caso di difficile approccio, no? Una cheratosi seborroica banalissima, però della zona palpebrale. Anche in questo caso fai fatica a trattarla con l'azoto liquido, una cheratosi seborroica qui, e fai fatica a trattarla col bisturi elettrico vista la sede. Quindi anche in questo caso, secondo me, il laser CO2 per esempio ci permette di affrontare una cosa che difficilmente potresti ottenere in altra maniera. Questi sono sempre nevi di Miescher, e questa immagine la vediamo a distanza di 5 anni. Vedete che se poi l'ablazione è stata fatta in maniera corretta, poi il risultato può anche durare molto nel tempo. Tante volte puoi avere una recidiva, cioè un lieve ritorno del nevo di Miescher. In questo caso comunque si può rifare il trattamento, anche elementi molto grandi come questo, che poi rimangono i peli, perché quelli sono, come vi dicevo prima, più profondi, però poi con laser ad alessandrite puoi trattare i peli e quindi completare il lavoro. E questo è un caso estremo, era una ragazza con un nevo melanocitico gigante, affetta da questa satellitosi, sono centinaia in tutto il corpo elementi di questo tipo rilevati, hanno risposto molto bene al CO2, e anche in questo caso avrei fatto fatica a poterla approcciare con altre metodiche. Chirurgicamente toglierli tutti è impensabile, farlo col bisturi elettrico secondo me qualcuno ti viene bene, ma molti se ti vengono male poi alla fine hanno impallinatura che è meglio tenersi nei. Invece qui vedete un risultato molto buono. Altra applicazione molto interessante del CO2, sempre per rimanere nella patologia, sono gli adenomi di Pringle della sclerosi tuberosa, ma le porto come paradigma di lavoro, i casi che si possono trattare sono veramente tanti. Ecco, anche in questo caso è molto difficile affrontare tutti i singoli elementi con le metodiche tradizionali, mentre vedete col CO2 si riescono a ottenere risultati ottimi, direi, poi in una sola seduta, quindi tendono a recidivare. Sì, sì. Però dopo il lavoro glielo rifai. Anche se si tratta la pausa della lezione. Sì, tendono a recidivare, sì. Però ripeto, avendo tu questo approccio così morbido nei tessuti, puoi ritornarci un'altra volta. Già se tu una zona del genere la fai col bisturi elettrico, non so se poi ci ritorni la seconda. Qui ci puoi ritornare sopra quante volte vuoi. E il rinofima è anche un altro bel trattamento, per esempio, anche in questo caso secondo me il CO2 lavora meglio di qualsiasi altra tecnologia. Vedete? E qui basta scorticarlo, portarlo fino al tessuto buono, non è difficile come intervento, tu lo scortichi e poi lo lasci guarire per seconda intenzione, lo modelli come ti pare, lo vaporizzi fino a dargli la forma che ti piace, poi dopo lui guarisce per seconda molto velocemente, e questo è anche un altro ambito di applicazione molto interessante, con dei risultati che il più delle volte sono soddisfacenti se non eccellenti. Detto questo, parliamo della moda del momento, che non tende a diminuire, che è quella del resurfacing cutaneo con laser CO2. Questa è una metodica che ha iniziato la sua storia negli anni 90 con l'avvento dei primi laser ultrapulsati, e quindi praticamente negli Stati Uniti è nata la tecnologia del laser ultrapulsato, che aveva un tempo di emissione
del raggio inferiore al tempo di rilassamento termico. Tenete conto che la maggior parte dei laser a CO2 funzionava e funziona tuttora in continuo, e questo è un concetto un po' difficile, però non è, va capito, nel senso che in continuo vuol dire che il raggio esce dalla sorgente, come vedete il puntino rosso proiettato nello schermo. Ecco, questa uscita continua avrebbe provocato ovviamente un'area di necrosi attorno al nostro solco molto importante, per cui si è messa una finestra davanti o altra tecnologia che facesse questo, vedete, cioè che aprisse e chiudesse l'uscita del laser per renderlo pulsato. Però queste micropulsazioni sono comunque micropulsazioni di un laser che lavora in continuo, quindi il laser che lavora in continuo ha delle caratteristiche, diciamo, meno pregiate rispetto a quello ultrapulsato, perché il raggio soggiorna molto sul tessuto e quindi dà un'area di necrosi più importante. Negli Stati Uniti hanno messo appunto la tecnologia a radiofrequenza, con l'eccitazione a radiofrequenza, che riusciva ad ottenere dei picchi di potenza molto alti in breve tempo e quindi di riuscire poi a trattare intere aree. Questi sono i primi resurfacing, intere aree del viso, e lavoravano però col metodo classico, cioè toglievano tutto, lo scanner toglieva tutta la prima parte del tessuto, lasciando solo qualche isola di papilla dermica che era in grado poi di riformare la pelle. Qual è stato il problema? Ecco, questi erano i risultati veri, che sono ormai famosissimi, li trovate su internet ovunque, sono i resurfacing che si facevano negli anni 90, che si fanno tutt'oggi, per carità, si fanno tutt'oggi, e questo è il vero resurfacing, ed è ancora attualmente il metodo di ringiovanimento migliore che possa esistere. Il problema, come sapete, di questo resurfacing cosiddetto classico era il tempo di recupero, tempo di recupero lunghissimo, a volte mesi, incidenza di effetti collaterali molto alta, e quindi sono poche le persone che oggettivamente possono permettersi questo bellissimo ringiovanimento, che è ovviamente insuperabile a livello tecnologico da qualsiasi altra cosa, per carità. Forse un'attrice americana lo può fare, una giornalista americana, che può stare 3-4 mesi in casa e aspettare che passi questo disastro. Una ragazza molto motivata, come questa che ha fatto un blog dove descriveva tutti i vari passaggi di questo violentissimo resurfacing che gli hanno fatto, però vedete poi che rimane l'eritema molto tempo, quindi crea dei tempi di recupero molto lunghi. Quindi il gran numero di effetti collaterali, l'alto rischio di complicanze, il prolungato downtime delle normali attività relazionali hanno limitato i primi entusiasmi, tanto da cercare di trovare delle nuove soluzioni, e si sono trovate con la tecnologia frazionale, che adesso ormai siamo abituati a usarla da tanti anni, non è niente di straordinario: il raggio viene distribuito in tanti puntini, quindi è molto semplice da capire, diciamo, non è l'uovo di Colombo adesso che la usiamo tutti i giorni, però effettivamente ha richiesto questo passaggio. Sapete che esistono due resurfacing frazionali, non ablativi, che sono i 1540, e gli ablativi, il CO2 ablativo. Io parlerò di questo, non mi occupo del non ablativo, anche perché non ne ho mai sentito la necessità oggettivamente di avercelo, e invece mi interessa molto questo, perché è più interessante. Anche ultimamente sta ritornando, comunque, cioè è ritornato prepotentemente di moda il CO2 rispetto ai non ablativi, che pure vengono utilizzati molto, però diciamo che col CO2 hai la possibilità, come vedremo tra pochissimo, di andare più profondamente nel tessuto, quindi di ottenere risultati su altre cose. Quindi praticamente ci sono delle micro aree di denaturazione termica che sono queste. Allora, invece del classico resurfacing ablativo, qui si toglieva tutto il tessuto, ci sono questi piccoli bucanini, tra virgolette, questi piccoli bucanini che possono essere più o meno profondi. Qui si gioca tutto il discorso che vi farò tra un po', perché in realtà se io voglio un ringiovanimento tipo un peeling, tipo una cosa blanda, io mi posso anche accontentare di questo forse, ma se io voglio rimaneggiare molto il tessuto, come ad esempio in un aging molto avanzato, oppure in cicatrici acneiche piuttosto severe, io chiaramente devo arrivare qua, se no non ottengo il mio risultato.
perché io più profondamente arrivo, vedete, questa è l'area di vaporizzazione. Subito dopo aver fatto la seduta c'è un restringimento immediato di questi canalicoli che ha determinato il laser, e poi c'è una stimolazione del collagene che l'intervento ha determinato, che può durare, dura anche un mese. Quindi diciamo tra una seduta e l'altra, questo è un modo per dirvi che tra una seduta e l'altra, per esempio, io faccio passare un mese e mezzo proprio per dare tempo a questa nuova sintesi di collagene di esprimersi, ma si esprime meglio poi ancora nei mesi successivi. La tecnologia in continuo ha questo difetto, come vedete nello schema, che il raggio quindi praticamente soggiorna troppo all'interno del tessuto e quindi dà questo cono di denaturazione o comunque di danno termico molto ampio. La tecnologia ultrapulsata ha un impulso potente, brevissimo, quindi il breve impulso molto potente ci permette di andare in profondità ma limitare l'area di necrosi a pochissimi micron. Ed è tutto lì, la differenza è quella. Quindi utilizzare un ultrapulsato, utilizzare un continuo, c'è una grande differenza clinica. E una volta che usate l'ultrapulsato, l'altro apparecchio vi sembrerà ovviamente molto più grossolano. Questo perché appunto tutti gli ultrapulsati riescono a lavorare al di sotto del tempo di rilassamento termico della cutte, che possiamo tenere sugli 0,8 millisecondi. Se vai sopra aumenta il disagio e chiaramente aumentano le complicazioni, perché è più il calore che tu cedi ai tessuti. Alcuni produttori, per riuscire a ovviare a questo, cioè al fatto che l'ultrapulsato con una sola uscita riesca ad arrivare fin qui, per riuscire ad arrivare fino a questo punto hanno trovato l'escamotage di dare più impulsi in continuo. Però questo aumenta ancora la quantità praticamente danno termico che tu ottieni vicino al canalicolo. Allora si è trovata un altro escamotage, che è quello di fare uscire il raggio in maniera random, cioè uscendo il raggio, i vari canalicoli essendo sparati in maniera randomizzata danno il tempo agli altri di raffreddarsi, ma non è sufficiente a compensare il miglioramento tecnologico che c'è con l'utilizzo dell'ultrapulsato. È una cosa intermedia, ce l'hanno poche ditte in realtà. Poche ditte, sì. Allora ci sono solo 4 apparecchi eccitati a radiofrequenza in commercio, di cui tre hanno la tecnologia Coherent all'interno, che è quella migliore, quella dei primi che vi ho fatto vedere, che tuttora sono in commercio. Quindi il quarto di questi apparecchi non possiede una tecnologia Coherent, quindi io non so dirvi niente, non l'ho mai provato. Però tutti gli apparecchi che invece hanno tecnologia Coherent all'interno, compreso quello che adesso vi presentiamo, sono degli ultrapulsati. Io vi racconto ovviamente in buona fede quello che mi dicono, cioè mi assicurano che dentro c'è Coherent, perché Coherent è la Ferrari dei laser eccitati a radiofrequenza. Come parlare di una Ferrari e parlare di una 500, insomma c'è una grandissima differenza tecnica quando lo provate anche sulla pelle. È diverso l'ultrapulsato rispetto ai laser ai CO2 in continuo, sono due apparecchi differenti. Tant'è che io, lavorando con l'ultrapulsato, non sento neanche la necessità di avere un 1540, perché comunque fa la stessa cosa, mentre invece farei fatica col continuo ad avere lo stesso risultato, ma lo si vede proprio sul tessuto. Ecco, l'apparecchio che vi presentiamo ha praticamente tutte le funzioni per poter fare tutto quello che vi ho presentato finora, quindi sia la vaporizzazione delle lesioni, sia il resurfacing tradizionale, ma questo tutti gli apparecchi hanno la possibilità di avere uno scanner che ti porti comunque a fare il resurfacing tradizionale di una volta, quindi quello è sempre possibile farlo a livello tecnico, sia invece di poter blendare, fare un blending tra queste diverse tecniche. Questo ce l'ha solo questo apparecchio, questa è una cosa piuttosto nuova, quindi ancora in via di definizione clinica. Qui però con questa apparecchiatura tu hai la possibilità di avere sia la profondità, come vi ho fatto vedere prima, sia la superficialità e di usarle separatamente o assieme, e quindi puoi decidere di fare una cosa intermedia tra un trattamento tradizionale e uno più leggero. Ecco, come vi dicevo, quindi la sorgente è questa, vedete che non è un tubo, di solito i laser a CO2 sono un tubo, sono costituiti da un tubo con dentro l'anidride carbonica e una lampada o qualche altro sistema che li eccita,
però a questo punto il raggio CO2 esce in continuo, invece la radiofrequenza eccita il CO2 che è qui dentro, è raffreddata d'aria, vedete che non ha bisogno di raffreddamento ad acqua, e il raggio esce con un impulso molto forte in breve tempo, e questo crea la differenza sul tessuto. Questo apparecchietto qui, che è un giocattolino, dentro c'è anche lo scanner, quindi lo scanner non lo dovete attaccare al manipolo, non lo dovete attaccare al manipolo perché è già dentro l'apparecchio, quindi vi trovate il manipolo che potete farci qualsiasi cosa, perché dal display regolate voi se lavorare in una maniera o nell'altra. Usate la radiofrequenza per eccitare il... La usate, magari la usassi io, sarei proprietario della Coherent e non sarei certamente qui. La tecnologia, anziché utilizzare una lampada che eccita l'anidride carbonica che è all'interno del tubo, usa la radiofrequenza, la Coherent, è famoso questo sistema, no, ve lo dico, sono qui apposta per rendervi edotti del fatto che in realtà l'ultrapulsato è il vero laser CO2, cioè dopo gli altri sono più economici, però chiaramente non hanno la stessa tecnologia. Molti dei lavori che avete visto che ho fatto sull'ablativo puro li ho fatti con un laser a continuo, perché se devi togliere una cheratosi seborroica la puoi togliere con un laser continuo benissimo, non è che ci sia una gran differenza. Sul frazionato la differenza c'è nel tempo di recupero. Questa, qui dentro c'è la radiofrequenza che non la vedi, eccita il CO2, il CO2 esce comunque dal di qui, capito? Poi entra nello scanner, questo è lo scannerino, ed esce dopo dal manipolo. E tu controlli tutto via software tramite questo display, ma dopo lì lo faccio vedere. È anche più lungo. Sì, dura 5 volte, 10 volte di più rispetto a un tubo. Poi ovviamente quando si esaurisce lo devi cambiare, costa di più dopo, però magari ti sei cambiato già l'apparecchio, hai capito? Nel senso che usandolo sei diventato così ricco e famoso che non hai più bisogno di cambiare la sorgente, cambi l'apparecchio. Ecco. È stato provato tutto FDA, vabbè, questo lo dico, ma è sempre importante che l'FDA ha provato tutti i trattamenti di questo apparecchio qua. Eccolo qui. Sì, i quattro dispositivi sono, allora, il Lumenis, che è il re dei laser a CO2, ma il Lumenis è un apparecchio straordinario. L'unica cosa che è un po' costoso, ma certamente rappresenta il capostipite dei... Sì, però... Nasceva Coherent, cioè il primo che io ce l'ho, che è un residuato bellico, è un 5000C e un 100 watt, era Coherent, e quello che faceva il Classic che hai visto prima. Poi Lumenis penso abbia acquisito Coherent, quindi per quella parte lì, per cui adesso è targato Lumenis, però dentro c'è la sorgente Coherent uguale. E poi è montato su altri due apparecchi, sempre il Coherent, e poi c'è il nostro Deca che ha anche lui adesso un dispositivo a radiofrequenza. Non ti posso dire se sia buono o cattivo, non me l'hanno fatto provare, però se me lo fanno provare volentieri il prossimo meeting parlo anche di quello, perché non è che voglio, cioè io sono una persona indipendente, non sono sponsorizzato, nonostante sia in questa sede parlo solo delle cose che conosco, che uso e che so che funzionano bene, altrimenti farei come altre persone che vengono pagate dalle ditte per parlare di un apparecchio, poi voi lo comprate e vi trovate la fregata, come è successo a me quando ho comprato apparecchi cattivi, e poi dopo la mia faccia ve la ricordate come uno che vi ha venduto della roba che non è buona. No, io parlo solo di quello che uso, che so che è il migliore, indipendentemente da chi lo faccia, per cui Lumenis fa il miglior CO2 che esista. Lo paghi un botto, paghi molto, però certamente è una tecnologia, ma in un ambulatorio è anche sprecato, nel senso che è un prodotto nato con delle features per la clinica, perché poi hai manipoli per l'otorino, poi hai manipoli per la ginecologia, cioè è un apparecchio complesso, è esagerato probabilmente per quello che devi fare tu in un ambulatorio, per quello che tu devi fare in un ambulatorio dermatologico, comunque un ambulatorio medico normale, questo ti è più che sufficiente e ha un costo più apprezzato, più sostenibile. Quindi dicevo, qui potete lavorare con light, cioè estremamente superficiale, potete lavorare con una strada intermedia, potete lavorare invece col deep, che è quello che poi fa la differenza, cioè spingere molto in profondità questo cono di denaturazione, andare molto profondi e quindi rimaneggiare di più il tessuto. Questo si usa
come potresti usare un peeling, quindi leggero, per fare un blando ringiovanimento, e questo si usa, come vi dicevo, per gli aging più severi e per le cicatrici acneiche. Sostanzialmente la differenza la fa questo. Ecco, qui vedete come appare la differenza, la fa questa profondità qui di penetrazione rispetto agli altri. Ecco. Ecco, questo è superficialissimo, vedete anche il colore come bianco, come lucente, dopo me lo sparo dal vivo, lo vedrete, a differenza di un CO2 normale non è giallognolo, è molto chiaro, proprio perché l'ultrapulsato denatura di meno le proteine, quindi hai quasi un effetto dell'erbium. Non senti molto la necessità dell'erbium quando hai queste tecnologie qua. E qui vedete, si può eventualmente fare solamente un dip, cioè andare profondamente, oppure blendare queste due, fare un blending tra i due sistemi e stare superficiali e profondi per fare un resurfacing quasi classico, diciamo. Dopo, le indicazioni vanno viste paziente per paziente. Si apprezzano qui i pozzettini che ha creato quindi l'apparecchio, vedete, si riepitelizza. Notate come tra un intercapedine, tra una zona e l'altra, non vi sia molto eritema. Vedete che la pelle tra una zona e l'altra è chiara, proprio perché il cono di denaturazione è molto fine, molto limitato. Tra le due utilizzazioni, questa profonda e l'altra parcializzata, sì, sì. Le differenze di recupero dei pazienti qual è? Vabbè, certamente sì, non c'è molta differenza, però qualche giorno in più naturalmente ce l'hai, perché disepitelizzi più tessuto, quindi hai un tempo di recupero di qualche giorno più avanti. Qui penso che in 4-5 giorni hai recuperato. Complicanza? Sì. Allora, arrivo. Sì, sì. Ecco, qui quindi possiamo decidere di fare così un trattamento con lo stesso apparecchio, e poi diciamo la strategia di base di chi l'ha creato era quello di poter decidere di fare un full face in questo modo, utilizzando i diversi parametri a seconda delle diverse zone. Per esempio, in quest'area qui si può sparare di più perché è un'area meno delicata, attorno alle palpebre, non ve lo sto certo a insegnare io, è una zona molto più delicata, e quindi si useranno light mode, quindi quello più leggero, quello meno invasivo. E in questo modo tu puoi decidere di fare un trattamento con più parametri in poco tempo. Una domanda da internet: chiedono che tipo di anestesia usi e quando usi. Ah sì, l'anestesia che uso attualmente è un prodotto nuovo, si chiama Plialis della Galderma, ed è un eccellente prodotto, direi che funziona. Lo faccio mettere circa mezz'ora, un'ora prima dell'intervento, e poi va sciacquato abbondantemente, va tolto abbondantemente, e poi dopo si può procedere al trattamento. Gli effetti avversi ci sono, quindi se fate soprattutto aree estese il paziente secondo me va coperto, in particolare per l'herpes, perché è possibile che venga e viene, e quindi dare gli antivirali e dare anche l'antibiotico, forse meglio. Perché se fate delle zone limitate, forse l'antibiotico alcuni lo risparmiano facendo mettere la crema antibiotica alcuni giorni prima della seduta, due volte al giorno, però se trattate ampie zone io preferirei darlo per via sistemica. E, ecco, gli altri effetti collaterali ci sono, e sono ovviamente legati all'effetto termico, quindi questi eritemi permanenti li vedete poi soprattutto quando usate i laser in continuo, perché sono quelli che danno più possibilità di eritema, cioè l'eritema utilizzando un laser in continuo dura di più rispetto all'eritema che tu puoi avere utilizzando un ultrapulsato. Ecco, questo è un effetto collaterale, un'iperpigmentazione. Non so di preciso quale apparecchio abbia utilizzato, sia stato sottoposto a trattamento questa signora, però lei ha riportato un'iperpigmentazione che è durata 6 mesi. Di solito sono reversibili, però durano 6-8 mesi, quindi quando sono come in questa paziente, che era un fototipo scuro, probabilmente chi ha fatto il trattamento in questo caso non ha contato il fatto che era un fototipo scuro, che ha avuto un rebound di questo tipo, o forse ha sbagliato tecnicamente i parametri, ha usato, non lo so. So che comunque, non lo dico certamente io, è un effetto collaterale che può capitare, va gestito dopo. Va gestito. Difficilmente ci sono iperpigmentazioni irreversibili. Magari la paziente non ha usato una protezione solare. È possibile. Certo, il fototipo scuro può farlo. Cioè, può proteggersi. Sì. Però qui ho visto, adesso non si apprezza molto nella foto, però dalle rasoiate che vedevo
probabilmente c'era anche, forse è stata usata un'affluenza troppo alta per il tipo di pelle, perché poi va tenuto conto, questa è una signora giovane, non è che usi gli stessi parametri che usi con una che ha 70 anni, è ovvio, più, quindi probabilmente sono stati usati dei parametri troppo forti. E questo è un altro... si vedono delle zone trattate quasi, che sembra pure una sovrapposizione. Esatto. Io purtroppo, come spesso accade, non ho mai il riscontro degli apparecchi che siano stati utilizzati, perché nessuno li scrive. Quindi non ho un'idea. Io scrivo tutto, quando faccio trattamenti scrivo apparecchio che ho utilizzato, marca, modello, fluenza e parametri. Secondo me uno che lavora seriamente fa così. Consenso informato pure. Certo, consenso informato merita una una lezione solo per quello. Quindi poi a questa pazienza che era io l'ho gestita moralmente, nel senso che è una delle cose più difficili in realtà, perché gli ho detto di aspettare, gli ho usato l'idrochinone, il galenico idrochinone al 4%, piano piano l'ho accompagnata verso la risoluzione, ma è durata molto tempo. Anche se non hai un danno irreversibile, lei ti può chiedere un danno momentaneo, perché comunque, anche se non hai un danno irreversibile, per una professionista ti può chiedere un danno per un disagio momentaneo, quindi insomma bisogna sempre cercare di non avere gli effetti collaterali. Poi chiaramente capita, no? Ci sta, cioè se non è colpa tua ci sta, se è colpa tua ti fai un esame di coscienza e dici: mi è capitato un effetto collaterale imprevisto, imprevedibile, o sono stato io che sono stato imprudente? Questa persona qui ha trattato, io spero che si veda dalle fotografie, ha trattato un melasma del labbro superiore con un apparecchio, forse sarà stato 1540 dalle rasoiate che vedo dello scanner, però non so quale sia stato neanche in questo caso, ma ha avuto un'iperpigmentazione severa. Questa l'ho trattata col Q-switch, gli ho fatto 10 sedute di Q-switch a bassa affluenza e l'ho risolta. Però comunque qui c'è stato il non sapere che il melasma... fai fatica a trattarlo con dei laser che siano ablativi o comunque coi frazionati. C'è chi lo millanta, ma io non ci credo. Cioè il melasma, dal mio modestissimo punto di vista, non va trattato con i laser frazionati, perché c'è il rischio di rebound, c'è il rischio di iperpigmentazioni. Questo era un fototipo 4. Chiaramente se è un fototipo molto chiaro, puoi anche usare, ma su un fototipo 4 io non ci andrei sul melasma con un frazionato, oggettivamente. Neanche con un 1540 che non è ablativo. Allora, qui dicevo, sono tutti i risultati clinici. Qui vedete soprattutto sulle cicatrici. Come? Quale? Allora, questo qui. Alcune sono foto mie, alcune sono foto di repertorio degli americani. Questo sono tre trattamenti. Questa è mia alla prima. Qui ti ho messo la data, nelle mie ti ho messo la data, 28 novembre, controllo 4 dicembre. Controllo. Quindi qui ho fatto. Successivo, ogni due mesi aspetti sempre un sì, mezzo, sì, due mesi. Sì. Questo è al secondo trattamento. Cicatrice d'acne, mio, questa è la mia. Le mie sono più belle. E questa le sto facendo adesso molto, il codice a barre, e funziona molto bene, ovviamente è un'applicazione, anche questa difficilmente riesce a fare le rughe a codice a barre se non uso un frazionato ablativo, secondo me. Questa. Per? Lentigo solare non chiarato. Per l'antico solare uso il Q-switch. E con CO2 invece? No, una mondezza, no. Il pigmento col CO2 no, è ablativo, non fatelo. È il discorso che ho fatto all'inizio. Io quando ero un ragazzino e avevo sto CO2 nelle mani, ero eccitato come una bestia, ti immagini un ragazzo giovane che si trova sto CO2, è una bellezza, e mi mettevo a fare l'antico col CO2. Adesso ci sono ancora i miei colleghi che le fanno, per carità, ma il più delle volte ritorna, perché bruci, non è che vai sul pigmento, non è selettivo, non è una fototermolisi selettiva. C'è un'ossidazione dei granulociti superficiali, cioè alcune volte vorrebbe andare bene perché togli. Capito, ma una volta ti va bene, quattro ti va male. Col Q-switch sulle lentigo, che ne farò centinaia, cioè avrò un effetto collaterale, mediamente ho un effetto collaterale per ogni inverno, non più di uno, su tante che ne faccio.
Con CO2 sarebbe il rapporto contrario, ma ho avuto un rebound di iperpigmentazione che sono diventato matto, me lo ricordo ancora, a distanza di 20 anni. Sì, col CO2 su una lentigo del labbro superiore. Cioè, sono cose che fai da ragazzo quando nessuno ha la fortuna di avere qualcuno che ti insegna a dire come fare le robe. Cioè, io non avevo i corsi che ci sono adesso, io ho imparato tutto da solo, perché parliamo del 1998, io nel 98 non sapevo neanche che cosa fosse il Q-switched, non lo sapevo. Cioè, adesso c'è la possibilità di avere corsi come questi, per di più gratuiti, quindi ti è data la possibilità di sapere che trattare una roba. Poi, fra l'altro, se io tratto una lentigo solare con un Q-switch da 100.000 euro e ho un effetto collaterale, ci sta. Ma se tu tratti una lentigo solare con un CO2 che è off label, cioè che non è l'indicazione esatta, è un effetto collaterale, la colpa è la tua. Ed è giusto che sia così, perché non lo devi fare, perché c'è una tecnologia migliore. Così come ancora c'è chi tratta le malformazioni capillari piane con qualcosa che non sia il dye laser. Non è possibile, perché il dye laser è consolidato dalla letteratura che è il gold standard terapeutico per malformazioni capillari piane. Se tu lo tratti diversamente, non fai bene. Dopo non ti puoi arrabbiare che la gente ti denuncia, però lo devi sapere che non lo devi fare. Lo mandi da un altro, gli dici: non ce l'ho e non lo faccio. Questo è lavorare seriamente. Se no, dopo fai l'errore che ti dicevo nell'introduzione di essere ingordo. Tu compri un apparecchio, con quello ci vuoi fare tutto. Non è lavorare in modo professionale. Ogni apparecchio fa bene tre cose. Se tu rispetti questo principio, avrai solo delle soddisfazioni del lavoro. Ma non lo so, ti può anche pagare, però non è questo. Cioè, secondo me il concetto non è il pagamento dell'assicurazione, il concetto è che tu sei un professionista. Se ti vengono date nelle mani le possibilità di conoscere le cose e tu non le fai, tu sei nel dolo, hai capito? Se tu non le sai, capisco, tu non le conosci. Io non lo sapevo che c'erano i cuswitchati quando ero un ragazzino, ma probabilmente non c'erano neanche. Non stanno così tanto queste apparecchiature, un giovane, diciamo così, cerchi di vedere se magari lo può fare. Io do il mio consiglio. Ti ripeto, ti do il mio consiglio, poi il giovane fa quello che vuole. Tante volte mi mandano le fotografie di macelli che stanno facendo. Dici che legalmente vanno incontro a problemi, forse si fermano e non lo fanno. Ma non è vero, lo fanno lo stesso. L'eccitazione è troppo alta, lo fanno perché vogliono provare tutto. Cioè dipende, se non lo fa perché non sono coscienza. No, poi soprattutto dipende dalla testa di chi ti vende l'apparecchio, perché se uno ti viene a vendere un apparecchio e ti dice questo apparecchio fa questa cosa, poi non la fa, cioè tieni conto che anche noi siamo delle vittime. Quando a me mi hanno venduto il primo 1064 dicendo che è un laser per l'epilazione, aveva un diametro che al massimo arrivava a 6 mm con una fluenza che non ci facevo niente, però me l'ha venduto chi me l'ha venduto anche dicendomi che funzionava per l'epilazione, non era vero. Quindi bisogna stare attenti che chi ti vende la roba te la vende. E all'epoca non c'erano le occasioni che ci sono adesso, anche nei congressi, diciamo, di avere persone indipendenti che ti spiegano le cose, capito? Non c'erano, quindi bisogna stare attenti anche di chi ti vende gli apparecchi. L'inventore dei miei dermici in velo, si dermiso, sì? un adolescente di 14 anni, sì? Si vorrebbe fare qualcuno, sì. Non mi aspettare farlo dopo, diciamo, giunto di 19 anni, o si vorrebbe fare anche l'età dell'adolescenza? Beh, più aspetti meglio è, perché la cicatrizzazione è migliore, sì. Però ci sono tante ragazzine che proprio se ne fanno una passione, glielo fai. Okay. Che consenso del genitore. 19 anni sarebbe meglio. Sì, secondo me sì. Sì, sì, cicatrizza meglio. Quel tipo di lesione che mi hai detto tu, sì. È meglio farla più tardi. Viene meglio. Posso chiedere una cosa? Prego. I nuovi protocolli di associazione della frequenza e poi sul fisico? Sì, non li conosco perché non me ne occupo, non ho la necessità della radiofrequenza. Erbium e sul fisico? Non ho necessità. Cioè mi basta l'ultrapulsato, mi mette a posto tutte quelle cose lì, non mi serve. E il trattamento delle ustioni, degli assetti cicatrizzali delle ustioni con il resurfacing? Sì, funziona benino, non hai dei miracoli, però qualcosa fa. Cioè devi distinguere una cicatrice consolidata.
da una cicatrice ipertrofica che lo idea con fase vascolare. Io anche parlando non sono tutti d'accordo con quello che ti dico, io esprimo delle opinioni personali, esperienza personale, non voglio avere, diciamo, la presunzione di darti dei diktat su questo, però io ho visto che dai laser e infiltrazione di triamcinolone sulle cicatrici ipertrofiche e vascolarizzate, sui cheloidi, dopo se vuoi ti faccio vedere altre foto che ho, ma non le potevo mettere tutte, funziona molto bene. Quando la cicatrice si è fermata, è bianca, non è più attiva, allora va meglio il frazionato, ovviamente, perché a quel punto il dye non ha più senso, perché agisce sul vascolare fine. Questa è la tua esperienza con le smagliature? Le smagliature non le faccio, no, non voglio perdere tempo, le faccio col dye laser, quelle rosse, e lì c'è letteratura, faccio col dye laser quelle rosse e riduco questa fase di eritema, quindi un disagio che può essere anche importante perché la smagliatura rossa paradossalmente è più brutta di quella bianca, però una volta che sono bianche, madre perlacee, ben consolidate su aree vaste, non mi ci metto. Tanto come fai? Cioè, metti una ragazza che ha le smagliature alle cosce già consolidate, bianche, madre perlacee, gli dovresti fare un frazionato in tutte le cosce, ma poi magari gli altri, la texture dopo è diversa dal resto del corpo, secondo me non funziona. Non lo uso l'erbium perché non so che farmene, cioè, ma magari è colpa mia, però non so proprio che farmene, perché non coagula mentre, ma infatti ormai l'erbium non va quasi più, non coagula mentre vaporizza, per cui fare tutti i trattamenti che ti ho fatto vedere, rinofima, roba varia, non li fai. Per quanto riguarda il frazionato, il CO2 ultrapulsato è una tecnologia che vicaria qualsiasi altro tipo di tecnologia esistente ancora tutt'oggi, per cui non mi serve. Questo te lo dico perché apparentemente l'erbium ha avuto l'approvazione di e come gold standard per le smagliature. Può darsi, io ti ripeto, qui non ti dico niente perché io l'erbium, se lo devo prendere solo per fare le smagliature, non lo prendo. Già che sono patologie che non ti dà molta soddisfazione, perché la smagliatura, te l'hai mai vista venire benissimo una smagliatura come se non ci fosse mai stato niente? Io non l'ho mai vista, il giorno che la vedo magari mi interesso, però questo è un mio limite, non è che posso avere tutti gli apparecchi esistenti al mondo, ne ho già anche troppi. Ho fatto una donna, una signora che aveva smagliature di gravidanza con risultati molto modesti, 20%. Appunto, dopo. Sai, c'è anche un costo dietro un trattamento, perché andrebbe scarnificata probabilmente, sì. Non so, io lì non, vedendo che non c'erano dei grandi risultati, non ho voluto insistere, capito? Mentre sulle smagliature rosse col dye laser c'è anche letteratura, funziona bene, se non altro ti manda via subito la fase di eritema, poi magari ha anche una biostimolazione, insomma, migliorano, quelle migliorano, ma quelle già bianche consolidate io non le tratto neanche, perché non voglio perdere tempo, cioè io faccio solo ciò che so che funziona molto bene e ha dei buoni risultati prevedibili, perché è giusto che sia così, perché è giusto che un paziente esce dal mio studio, sa che ha delle lentigo solari, sa che in una seduta gliele mando via, in una seduta le lentigo solari vanno via tutte, e così insomma dai un brand di qualità. Parliamo di qualità, come diceva la dottoressa questa mattina, ci dobbiamo mettere in confronto agli estetisti, lasciamoli fare agli estetisti le smagliature, noi teniamoci la patologia che sappiamo che funziona. Adesso c'hanno tutto, c'hanno la luce pulsata, no, non possono averli i laser, allora non possono avere né i laser e la luce pulsata, no, la luce pulsata non so se la legislatura nuova le permette di averla, ma comunque so di per certo che è depotenziata, allora non funziona, già la luce pulsata funziona meno del laser, se poi la depotenzi non funziona, quindi in realtà è tutto millantato credito, mi dispiace dirlo, ma è così, ma è fisica, cioè non è che è una mia opinione, fisicamente tu devi avere delle condizioni che ho cercato ovviamente in maniera molto grossolana e veloce di spiegare per ottenere un effetto biologico, se non le hai non lo ottieni, molto semplice, in realtà dopo tutto quello che c'è dietro è marketing, è millantato credito, è pubblicità, è un'industria, però gli apparecchi che veramente funzionano sono pochi, il resto è così. Sono pochi, i laser che funzionano, sono pochi, te lo posso garantire. No, ma io te lo dico. Volevo fare una domanda a proposito.
proposito della paziente, della paziente anziana, diciamo così, che ha fatto un unico trattamento e ha avuto un ringiovanimento del conto. Sì. Volevo sapere se avremmo potuto fare ugualmente questa, ancora prima, ma forse la domanda. No, adesso la troviamo. Secondo me era qui. Questa. Sì. Ecco, questo vostro servizio, sì. Sì. Se avesse avuto per esempio, perché è un volto molto segnato, però per lo stesso non ha macchie solari, non ha lentigo, non ha altre, diciamo così. Sì, ho capito cosa vuol dire. Avremmo potuto qualcosa. Ma io dico di sì, dico di sì. Non ci sono, perché no. No, no, è una domanda che ha del buon senso. Questo è un tessuto vissuto, tra virgolette, quindi è un tessuto che ha un photo aging suo. Fai più fatica ad avere dei rebound e degli effetti collaterali. Se fosse stata una ragazza più giovane, una ragazza giovane col melasma, certamente io non gliel'avrei fatto. Ho un fototipo molto scuro, certamente. Magari prima avrei cercato di trattargli la pigmentazione, poi gliel'avrei fatto in un secondo momento. Però, cioè, se hai un volto come questo e hai delle lentigo e sei certa che siano delle lentigo, cioè, non succede niente se gli passi sopra col CO2, male che vada gli rimangono le lentigo. Se gli fai un frazionato, no, se gli fai un frazionato con dei parametri buoni, cioè... È segnata, però è bianchissima. Sì, poi devi vedere il fototipo, cioè il fototipo più scuro ovviamente è più pericoloso da trattare del fototipo più chiaro, e devi vedere la tecnologia, perché comunque ti assicuro che il super pulsato, l'ultrapulsato è migliore. Il fototipo chiaro del CO2 frazionato? Beh, no, diciamo lavori più in sicurezza, più ti alzi con il fototipo e più rischi di effetti collaterali hai. Io sono una Cioè anche il dye laser, risente molto della pigmentazione cutanea, perché un minimo la curva di assorbimento dell'emoglobina coincide con quella della melanina, per cui se tu fai il dye laser nel viso di una persona abbronzata la smacchi e allora vai in ipopigmentazione, per cui anche lì devi ragionare su questi parametri, cioè che cosa è, per quello che serve sapere gli apparecchi che cosa fanno, serve sapere la curva di assorbimento, ma non per leziosità o per presunzione, perché così sai quello che stai facendo. Perché se tu vai addosso a una persona che è abbronzata, chiaramente devi usare un'affluenza più bassa, devi usare più raffreddamento, perché sai che l'effetto termico agisce subito sulla melanina. Se hai una persona, un fototipo 2 chiara con dei capillari molto evidenti, puoi permetterti di usare parametri differenti perché hai meno rischio, capito? Sulla lentigo se vedi sulle mani, se ti comporti alla stessa maniera. Perdonami, lentigo se vedi sulle mani. Le mani le faccio, sì, ne ho fatte tante, con switchato. Sì. No, con switchato, io ho la fortuna di averlo, lo uso. Tratti mai, per esempio, queste pelli così piene di rughe, di invecchiati. Sì. Non le pretratti con qualcosa prima di fare il laser? No. Per esempio no. Con biostimolazione, biorivitalizzazione? No, non ho tempo. Per alcuna terapia non serve? Ma magari serve, però non ho esperienza su sta cosa di biostimolazione, roba varia, dai. Cioè io, avendo la fortuna, un po' costruita, un po' anche casuale, di avere tutti gli apparecchi laser, perché tutti quelli che ho spiegato oggi li ho tutti, lavori su ciò che va, non stai tanto a prenderla, a lavorarla la situazione, lavori su ciò che sai che funziona e sai che puoi fare. Se vedi che una cosa non la puoi fare, non la faccio. È una condizione ideale, ovviamente, dopo dipende molto dalle circostanze. Con giusto ci ho sentito, non bisogna tanto preoccuparsi della risposta del fototipo. Beh, meno, certo. Certo. L'effetto molto corto. Sì. Beh, ovviamente avendo tu un'emissione di impulso così breve è molto più difficile che tu possa andare a interferire con la pigmentazione cutanea. Ma anche con lo YAG, io ho epilato fototipi 5 e 6, con lo YAG puoi epilare, ci metti più tempo, però... Si usa e si può utilizzare nei fototipi 5 e 6 lo YAG per l'epilazione, senza problemi. Io
lo IAD, lo IAD a impulso lungo lo puoi usare tranquillamente. Sì. Chiaro, ci metti più tempo perché, come ti ho fatto vedere, non è come 755, che il target è il bulge, quello più superficiale è più efficiente, lì il target è la microvascolarizzazione del bulbo, quindi è un po' più lungo come effetto, però sì. C'era troppa roba da dire tutto in una volta, dai. Perché diciamo si va sulla vascolarizzazione del bulbo, non... Si va più su quella probabilmente, sì. Oh, ti parlo della teoria naturalmente. No, la luce pulsata è un range di lunghezze d'onda, non è un laser ovviamente, cioè una luce sporca, incoerente, che parte da una finestra e arriva all'altra, no? Quindi prende più target. Questo può essere un pregio in alcuni trattamenti, perché tu magari riesci ad ottenere l'effetto biologico su più cose, ma secondo me è un limite grandissimo, perché non riesci a sprigionare tutta l'energia laddove ti serve. È una luce sporca, oltre ad avere più effetti collaterali, secondo me ha meno efficacia clinica, per cui non la uso proprio per niente. È una tecnologia che non mi piace, non mi è mai piaciuta dall'inizio, ma essendo un laserista convinto, ovviamente da me non ti puoi aspettare che questo che ti dica. C'è gente che la ama, io però, per dire, se devo fare una Cooper Rose con la luce pulsata, non vedo perché non la debba fare col DAI, è molto più sicuro, meno effetti collaterali, più efficace. Dov'è il problema? E chiaramente se tu ti compri una luce pulsata di quelle che vanno adesso, che sono piattaforme, che ci fai tutto con un apparecchio, spendi meno, guadagni di più.